Buongiorno, siamo al convegno di Fondazione AMD. Abbiamo il piacere di incontrare il professor Andrea Natali e la professoressa Esther Vita Colonna, che sono rispettivamente il coordinatore e la coordinatrice eletta del gruppo Nutrizione Intersocietario. Prego, Andrea, quali sono le prospettive che hai per questo gruppo? Qual è l'attività svolta e quale sarà il futuro? Grandi aspettative, grandi prospettive. Il problema della nutrizione e del diabete è che è difficile fare diagnosi di cattiva qualità di nutrizione. Quindi, nella prima parte del nostro mio mandato, abbiamo cercato di selezionare il miglior strumento oggi disponibile per fare diagnosi di aderenza alla dieta mediterranea e verificarla poi nella nostra popolazione con diabete. E questo ha generato una pubblicazione su NMCD e un sito, nel sito SID, nel sito MD, c'è anche una app per misurare individualmente, utilizzabile da chiunque, l'aderenza alla dieta mediterranea. Ottima cosa. Quindi Esther, qual è il Adesso futuro? stiamo evolvendo, stiamo validando e ampliando questo questionario che ci consentirà di verificare l'aderenza delle persone alla dieta mediterranea. Attualmente non abbiamo strumenti facilmente applicabili e completi. E una volta validato lo strumento, lo metteremo a disposizione della comunità scientifica e lo somministreremo ai nostri pazienti per sempre una maggiore consapevolezza delle eventuali errori o dell'aderenza e quindi per poter agire chirurgicamente anche su un tema così delicato come quella della nutrizione e diabete. Grazie.